quadro della campagna elettorale per l'elezione del Consiglio Comunale di San Salvatore di Fitalia del 6 e 7 maggio 1990, Alleanza Popolare propone all'attenzione degli elettori e delle elettrici questo documentario, interamente autogestito e girato sul territorio di San Salvatore di Fitalia. Ringraziamo l'emittente Libera Telenebrodi di Galati Mamertino che gratuitamente ci dà la possibilità di entrare nelle vostre case al solo scopo di favorire un'informazione libera e democratica. San Salvatore di Fitalia è ormai salito alla ribalta nelle cronache per il dissesto idrogeologico in cui versa da parecchi decenni. Il cavallo di battaglia dell'attuale amministrazione comunale, soprattutto in questa campagna elettorale, è quello di aver quasi risolto il problema a colpi di miliardi e relative iniezioni di cemento armato. Alleanza Popolare sostiene invece che il problema non è stato risolto per niente, è stato affrontato malissimo, sono stati bruciati parecchi miliardi in lavori realizzati malamente, frettolosamente, ad onta di quegli esperti collaboratori che il sindaco in ogni occasione si vanta di avere. Quella che state vedendo è la zona di San Leonardo, la più interessata dal movimento franoso. Queste opere sono state ultimate da appena 15 giorni. Il tombino, che dovrebbe raccogliere tutta l'acqua proveniente dalla salita di Cimitiero e dalla Via Grazia, è andata in tilt con le prime piogge, verificatesi nella seconda decade di aprile. Le acque piovane, anziché immettersi nel canalone sottostante che tra poco vedremo, si spandono lungo la strada e si infiltrano qua e là nel terreno, aggravando sempre più il movimento franoso. Ed ecco il canalone che dovrebbe raccogliere l'acqua, anch'esso posto in opera 15 giorni addietro. Non c'è bisogno di commento, le immagini parlano da sole. Tra poco il nostro operatore girerà la telecamera verso il comune di Mirto, laddove è stata realizzata un'opera avente le stesse caratteristiche. I lavori però sono stati eseguiti a regola d'arte. Thank you.
Questi sono i lavori realizzati a Mirto. Al sindaco, a cui i paragoni non sono mai dispiaciuti, chiediamo di guardare e giudicare. Questo muro di sostegno, realizzato appena 2 anni fa, è già dissestato. Suggeriamo ai cosiddetti esperti di costruirne un altro più a valle per sostenere il muro di sostegno. I lavori di consolidamento che abbiamo appena visto, nell'intenzione degli addetti ai lavori, dovevano innanzitutto salvaguardare la via Grazia, ora inquadrata. Queste crepe ci dimostrano invece il contrario. Il pericolo di frane è presente, più che mai. Noi di Alleanza Popolare crediamo che bisogna intervenire con urgenza e serietà per risolvere il problema e per scongiurare definitivamente il pericolo. Che il territorio di San Salvatore di Fitalia è ammalato è un fatto risaputo, ma non tutti gli ingegneri, geologi e tecnici vari ordinerebbero per il suo ristabilimento tutte queste iniezioni di cemento armato. Qualche maligno dice che, sperimentata la cura, questa abbia fatto bene più ad alcune persone che al territorio stesso. Questo scempio infatti si può ammirare affacciandosi da Piazza Mattarella. Il cemento armato è fiorito laddove fioriva una pineta secolare, ormai destinata ad una morte lenta quanto inarrestabile. Questa, che doveva essere un'impermeabilizzazione del terreno, alquanto discutibile, a distanza di qualche anno è risultato un lavoro inutile,
destinato solamente a distruggere un ambiente che viceversa andava tutelato. La forza della natura ha provveduto a spaccare il cemento e l'acqua torna ad infiltrarsi nel terreno. Cari esperti, la natura va assecondata, guidata, mai cercare di capovolgerla. Cittadini, il 6 e 7 maggio avete veramente la possibilità di consolidare voi San Salvatore di Fitalia. Non lasciatevela sfuggire. Date la vostra fiducia alla lista numero 2, Alleanza Popolare. Quelle che stiamo vedendo non sono immagini girate a Venezia, anche se la gondola in questi casi potrebbe veramente servire. San Salvatore di Fitalia sotto la pioggia è così. Le strade del centro si trasformano in torrenti in piena e guai ad uscire di casa. Questa è Corso del Popolo. Queste sono le cosiddette cascate di via Solferino, meta di molti turisti, soprattutto orientali. Eppure in quest'ultima via, con un cantiere, è stata rifatta la pavimentazione e la relativa raccolta acque. Via Stella Polare. Discesa Capri. Via Umberto.
Questa è la centralissima via Vittorio Emanuele, dove nell'unico tombino esistente l'acqua gli passa accanto, saluta e se ne va. Invade tutta la carreggiata ed i marciapiedi, che tra l'altro non esistono più. Qui va riconosciuto un merito al sindaco di aver già realizzato un punto inserito nel programma della sua lista in questa campagna elettorale, i laghetti collinari in località Pietra Giuda. Il campo sportivo ridotto ad una piscina. Il 6 e 7 maggio votate per cambiare, votate Alleanza Popolare. Quelli che vedete sono tubi comprati con soldi stanziati per la realizzazione di un cantiere scuola. Giacciono abbandonati in località Rocca Petritti. In realtà dovevano servire a raccogliere le acque piovane in questa strada, sita incontrata a Scrisera. Invece l'opera è rimasta irrealizzata, perché i circa 100 milioni finanziati per il cantiere sono stati spesi per rifare i muri di sostegno in fondi di proprietà di qualche amico e persino del vice sindaco. Questo modo di gestire i cantieri regionali è ormai diventata prassi. Nessun cantiere è stato ultimato o realizzato, così come prevedeva il progetto.
Intanto l'acqua anche qui continuerà ad invadere le proprietà dei cittadini di Scrisera. Stiamo vedendo altro materiale comprato con soldi pubblici ed abbandonato in ogni angolo del paese. Un box abbandonato che serviva da deposito materiali in contrada Bofana Alta. Alla fine dei lavori nessuno ha provveduto a recuperare il box e la legname. Sembra strano, ma è così. Per ogni cantiere il comune compra tutto il materiale occorrente. Alla fine carriole, legname, picconi scompaiono come d'incanto. Il controllo dei lavori effettuati lascia molto a desiderare. Ecco perché su questo lavoro, realizzato da pochissimo tempo, il consigliere Musarra ha votato contro. Questa è la strada che da Tortorici conduce a San Salvatore. La provincia aveva provveduto ad asfaltarla. I lavori della rete fognante, realizzati da un'impresa su incarico dell'amministrazione comunale, l'hanno ridotta in questo stato. Nessuno ha protestato.
Cittadino, il 6 e 7 maggio hai la possibilità di porre fine allo sperpero di denaro pubblico. Fidati, vota Alleanza Popolare. Alleanza Popolare, nel programma politico-amministrativo, ha inserito il problema dell'arredo urbano. Queste immagini ci dicono quanto sia importante ed urgente intervenire anche in questo campo. Stiamo ammirando, si fa per dire, Piazza De Gasperi. Non capiamo il senso di questa fontana. Le aiuole non esistono più. La pavimentazione è tutta da rifare. Provate a sedervi lì. Tutte le piazze del centro si trovano più o meno in questo stato. L'amministrazione comunista in 10 anni ha trascurato completamente il centro urbano. Piazzetta antistante la chiesa Santa Maria. Piazza 5 Martiri ed il Monumento dei Caduti. Chiediamo un po' di rispetto, almeno per loro. Piazza Mattarella. Qui hanno pensato bene di non arredarla per niente, visti i risultati.
Piazzetta San Calogero, antistante la guardia medica. Una rovina. Piazzetta a Valle di San Calogero, un'altra fontana pattumiera, giochi per bimbi completamente distrutti. Corso del Popolo. Via Vittorio Emanuele, le vie principali del paese. Il cosiddetto Belvedere in largo Santa Caterina.
piazzetta sottostante la piazza Cinque Martiri, costruita da circa un anno e mezzo. Piazzetta in località San Francesco. Una vergogna. In questa nostra escursione non potevamo non soffermarci su un altro cavallo di battaglia del sindaco e dell'amministrazione comunista di San Salvatore di Fitalia, le strade interpoderali. Con le immagini ci siamo portati in località Vina. L'acqua piovana l'ha resa impercorribile. Le immagini, da sole, ci danno il senso della gravità della situazione. Da parecchi anni si aspetta un intervento su questa strada.
Una strada da Far West. Strada che da Santo Vito conduce a Sampante, piano mulino a Pagliazzo, un'arteria di grande importanza per l'economia agricola del nostro comune. Il manto stradale mal ridotto e la naturale impervietà del terreno rendono pericolosa la percorribilità della stessa, soprattutto nei mesi invernali. Man mano che il nostro operatore scende, potete notare come la strada è dissestata in tutti i punti. Su questo tema Alleanza Popolare propone di mettere fine all'apertura sconsiderata di piste carrabili, che poi sistematicamente vengono lasciate al loro destino. I comunisti in questi giorni di campagna elettorale ci parlano di circonvallazioni, di anelli di collegamenti, di opere mastodontiche. Noi diciamo, e non occorrono grosse somme, di sistemare e completare una volta per tutte le strade di collegamento del centro urbano con le borgate, quelle di penetrazione agricola. Thank you.
La strada Pozzo, che da Pomera conduce in località San Francesco, versa in uno stato di completo abbandono. Per migliorare la qualità della vita nel nostro paese, vota Alleanza Popolare. In tema di lavori pubblici merita grande attenzione anche il problema dell'approvvigionamento idrico, un'altra cosa su cui l'attuale amministrazione comunale si è vantata di più in questi anni riguarda appunto questo problema. Finalmente, diceva il sindaco, abbiamo sconfitto la sete a San Salvatore di Fitalia. E poi sciorinava dati e cifre, ci parlava di motori che pompavano acqua a Pomera, a Bofana alta e bassa, a Catenaccio. Ci rendeva edotti parlandoci della famosa diretta Bofana Salita Cimitero, che a dir suo aveva risolto tutti i problemi idrici. I cittadini di San Salvatore di Fitalia avevano finalmente l'acqua niente di meno che 24 ore al giorno, e così successe che l'estate scorsa i cittadini rimasero quasi a secco. Subito fu individuato il colpevole, la siccità. Niente di più falso. La verità è che anche in questo campo l'amministrazione comunale ha affrontato il problema con molta approssimazione e poca serietà. Quando si realizzano lavori del genere, e nel caso specifico una conduttura idrica che insiste su un terreno variegato, vasto parecchi chilometri, bisogna innanzitutto effettuare uno studio sul terreno stesso ed evitare soprattutto che la conduttura passi attraverso una zona franosa. Invece la conduttura si fece passare proprio nella zona di Via Grazia e fu così che in breve tempo, a causa del movimento franoso che insisteva in quella zona, i tubi cedettero e si ebbe una perdita elevata di acqua, che fu individuata con molto ritardo. Tant'è vero che, come vedete, buona parte è stata modificata e costruita a cielo aperto, in quanto in diversi tratti non è stato possibile trovare e quindi riparare i guasti. Se si aggiunge che i tubi dell'acqua ci passavano vicinissimi ai tubi della fognatura comunale, che a sua volta aveva ceduto, si intuisce subito il grave rischio corso dai cittadini del nostro comune. Pertanto lo studio del terreno non fu effettuato e quindi non furono previsti dei pozzetti di ispezione e non si può quindi neanche oggi controllare se la portata dell'acqua è costante in tutte le tubazioni. Ciò significa, ed è dimostrabile in qualsiasi momento, che la quantità d'acqua che arriva nei serbatoi finali è minore di quella che parte dalla captazione originale e quindi durante il tragitto vi è una perdita notevole di acqua che andrebbe ricercata ed eliminata. Dicevamo che l'amministrazione comunale ha affrontato il problema con poca serietà. Perché? Finiti i lavori della diretta, come si diceva, si ebbe quasi subito la certezza che la grande sete avrebbe afflitto ancora i fitalesi. Allora l'amministrazione comunale, con un lampo di genio, visto che la borgata di Sant'Adriano era rimasta l'unica contrada a non usufruire dell'acqua pubblica, pensò bene di impegnare circa 100 milioni della legge regionale 179 investimenti per costruire una conduttura dell'acquedotto Pomera fino alla borgata di Sant'Adriano. Fu così tolta un'altra porzione d'acqua agli abitanti del paese per mandarla agli abitanti di Sant'Adriano. Ecco un altro esempio di scelleratezza amministrativa.
Tutti sappiamo quanto sia ricca d'acqua la zona di Sant'Adriano. Con 100 milioni si poteva attuare una captazione un po' a monte della contrada di Sant'Adriano e così quei cittadini potevano usufruire di un serbatoio autonomo senza minimamente influire sull'acquedotto Pomera. Ma c'è di più. I cittadini di Sant'Adriano tutt'oggi non possono utilizzare l'acqua comunale per uso domestico perché la stessa sgorga dai rubinetti piena zeppa di ruggine. Pare che la causa sia la scarsa qualità dei tubi posti in opera dall'impresa appaltatrice dei lavori. Pare inoltre che tutta la tubazione sia da rifare. Nessun controllo quindi venne effettuato a suo tempo dall'amministrazione comunale. D'altro canto è risaputo. Le imprese esterne che operano nel nostro comune possono fare il bello ed il cattivo tempo. Chissà perché. A dire il vero, l'amministrazione comunale sta cercando oggi di ovviare al problema con la costruzione di questa serbatoia a monte contrada Sant'Adriano. Tutto risolto allora? Neanche per idea. Stanno costruendo il serbatoio, ma non hanno ancora trovato l'acqua. Queste sono le case popolari in contrada Grazia, ultimate da poco tempo. L'amministrazione comunale non ha ancora provveduto ad assegnarle ai legittimi beneficiari. Come vedete la storia si ripete. I muri di sostegno sono già lesionati gravemente. Sindaco, che facciamo? I famosi esperti assessori li bocciamo a maggio? Queste sono le modernissime ringhiere installate alle scuole elementari di Scrisera. Mamme, quando i vostri figli vanno a scuola, siete tranquille? Bocciamo anche il sindaco? Dateci una mano, lottiamo per voi. Votate Alleanza Popolare.
Le immagini che tra poco vedrete riguardano i servizi igienici. Questi sono i bagni pubblici in piazza Sant'Antonio. Preferiamo osservarli in religioso silenzio. Un grazie doveroso al nostro operatore che con molto coraggio, mettendo a repentaglio la propria salute, non vi ha voluto privare di questa delizia. Caro cittadino, il 6 e 7 maggio sei chiamato a rinnovare il Consiglio Comunale. Il nuovo partito, Alleanza Popolare, pur convinto che prima della politica viene la ricerca del bene comune, la promozione della dignità umana, la pace nelle famiglie e nel paese, ti chiede, nel silenzio della riflessione, di valutare il significato di una nuova proposta, la sostanza di un nuovo programma, la serietà e l'umiltà degli uomini del cambiamento. Vota Alleanza Popolare, un partito nuovo per una nuova amministrazione, un volto nuovo per San Salvatore di Fitalia. Libero per un paese libero. Però la puoi suonare un po' a musica così.